Buonasera, sentite, sono Maddalena Stangoni, mamma di Carlotta, che ha 10 anni. Scusate, sono un po' emozionata. Volevo cercare con gli occhi rack, ecco, perché è proprio diretta a Lucio questi 5 minuti di chiacchierata che mi è stato concesso. Meno male, perché dico sempre che noi mamme, quando ci mettiamo a parlare, siamo molto pericolose, apriamo la bocca e non la chiudiamo più sulla nostra esperienza. Allora, dicevo, Carlotta ha 10 anni, abbiamo scoperto con ritardo la sua sordità, l'hanno scoperta all'asilo, noi non ce ne siamo accorte per nulla, è una sordità medio grave, proprio per questo Carlotta ci ha fregato alla grande. All'asilo, niente, un fatto, è caduto un gioco molto rumoroso e lei non ha fatto un plissé, e da lì è partito tutto quanto. Appena saputo dagli esami della sordità di Carlotta, e questi sono stati i punti di fortuna in questa sfortuna che abbiamo avuto con Carlotta, ci è stato indicato l'INEAR, dopo 15 giorni che sapevamo questa cosa qua, da degli amici con un passaparola, ma neanche 15 giorni, forse meno. Appena superato Natale, siamo appena riaperte le porte dopo le vacanze di Natale, ci siamo ritrovati da Lucio a Genova e come diceva Martina, l'istinto è stato quello che ci ha fatto rimanere lì. Perché Lucio è stato molto, molto preciso, mi ha detto, no, ci davamo del lei allora, non ho casistica con i bambini. Carlotta sarebbe la terza bambina, il secondo bambino è stato protesizzato 3 mesi fa, un altro bambino, Andrea, poco prima, e quindi io non so niente di bambini. Boh, ci proviamo. Sì, va bene, è stato l'istinto. Non vi nascondo che rispetto alle casistiche che è stata fatta vedere prima da Martina, che dice sono stati tanti i logopedisti, eccetera, a indirizzare alla linea i bambini. Io, come mamma che ha accompagnato sempre Carlotta in logopedia, ho fatto una fatica immonda perché non erano accettate queste chiocciole interne di Carlotta. Non sono mai state accettate. Mille volte, e vi assicuro, mille volte mi è stato detto, la bambina non va avanti perché ha delle endoauricolari. Le metta delle retroauricolari e la bambina parte. Carlotta è partita tardi perché questi erano i suoi tempi. Abbiamo sempre veramente avuto molta fiducia, non so perché, ma poi l'abbiamo scoperto, è stato Racca a darci veramente un grande aiuto. Senza mai illuderci, ci ha detto ci proviamo insieme e adesso devo dirgli grazie. Mi dispiace, Carlotta non c'è qua oggi, sta studiando per gli esami di quinta elementare, grande momento, importante. E quindi è stata veramente una grande scommessa da parte di entrambi. Non ci siamo né illusi né nessuno dei due, e poi penso adesso di poter dire ci siamo, abbiamo fatto bene. Però le scivolate e i momenti in cui, come genitori ignoranti totalmente del problema, ci siamo detti e se avessero ragione, quante volte? E poi tenere duro non è facile perché il dubbio rimane fortissimo. Ve la sto a fare breve, il percorso riabilitativo, tutte le mamme che l'hanno vissuto con i bimbi piccoli è stato durissimo, durissimo nel senso faticoso, con passi avanti, passi indietro, frustrazioni, fatiche di Carlotta, litigate, materiale che volava al cielo. Mi sono dimenticata di dire una cosa importante. Io non posso fare paragoni quindi tra una chiocciola e ecco, Carlotta le ha sempre chiamate chiocciole da subito, cioè da un retro, da un endoauricolare a un retro, perché Carlotta non le ha mai messe. Lei è stata protesizzata subito da Cracca. Le ha avute per 3 giorni delle retroauricolari e che ha. Racca se lo ricorda, buttate giù dalla finestra. Le ha aperto la finestra e le ha gettate giù. Mi sembra che fosse stata molto chiara nel suo messaggio. C'è stato un lungo percorso, come ho detto, in cui questo che sarà capitato a molte madri, credo, noi siamo per un certo periodo noi siamo il mondo per i nostri figli. C'è questo strano meccanismo di triangolazione. Carlotta per molto tempo
mi guardava, parlava a me, chiedeva una domanda e io la facevo al terzo. Dopodiché il terzo rispondeva, Carlotta mi guardava come se io dovessi tradurgli. E questo gioco è andato avanti per un bel po' di tempo. Questo per una, finché Carlotta non ha avuto evidentemente una sua fiducia di essere capita dal mondo. Aveva bisogno di una interprete. Mi rendo conto che spessissimo capivo solo io mia figlia, cioè, su questo non abbiamo dubbi. Il suo linguaggio all'inizio è stato veramente, come tutti, difficoltosissimo e quindi lo capivo io, cuore di mamma, finché il suo linguaggio è stato sempre più chiaro e lei si è staccata a un certo punto, io me lo ricordo come se fosse adesso, quando lei la prima volta ha rivolto lo sguardo senza passare da me. Io ho detto ci siamo, ok, questo è fatta, perché lì è stato il suo distacco e il suo momento di coraggio. Poi magari senza capire la risposta e quindi, però è stato quel fulmine che mi ha fatto capire che tanti tasselli erano stati messi insieme e che si aveva dei primi risultati. Carlotta è andata a scuola, ha fatto una normalissima scuola a Milano e come vi dico lunedì affronterà gli esami di quinta. Sì, ridurre in 5 minuti 8 anni di lavoro è impossibile, gli aneddoti sarebbero mille, le sofferenze enormi, il percorso è stato veramente intenso da tutti i punti di vista, intenso perché abbiamo incontrato persone meravigliose in questo percorso, altrettante persone non ho termini, non lo so, ho sentito e mi sono sentita dire delle frasi che io credo mi porterò dietro per anni, forse non me le dimenticherò mai, che sono frasi che vengono dette senza il minimo, la minima tatto per quanto possa una parola ferire fortemente una madre, un genitore che sta aiutando e brancolando pure lui nel buio di una totale incapacità all'inizio di aiuto. Nello stesso tempo ho avuto dei grandissimi aiuti psicologici da persone che sono anche qua presenti quest'oggi e per primo Racca che senza darmi assolutamente illusioni, parlo sempre di Lucio, poi adesso di Matteo che ha preso in mano le redini quantomeno qua a Milano, e quante volte siamo andati con dei dubbi atroci da Lucio e che ha sempre stemperato, ma senza, vi assicuro, mai prometterci la luna, perché non lo ha mai fatto, ci ha aiutato molto dicendo abbiate pazienza, ci vuole molto tempo, la logopedia non è una magia, non è come mettere un paio di occhiali e si riduce la miopia in pochi secondi. Adesso l'ultima, e poi chiudo, grande scommessa è l'ha voluta fare Carlotta. Dovevamo iscriverla alle medie e quindi come ogni momento di cambiamento per questi bambini e per i genitori è un momento difficilissimo. Si esce da una situazione già conosciuta in cui loro si muovono tranquillamente, hanno la loro maestra, i loro compagni, hanno costruito tutta una serie, ma come ogni bambino, non per carità, non sto dicendo nulla di nuovo. Carlotta ha voluto fortemente provare a iscriversi in una scuola musicale. Ha passato l'esame, perché c'era un esame di ammissione, e quindi Carlotta sarà una scommessa, credo, notevole, perché appunto in una scuola musicale, in cui l'attenzione dell'ascolto sarà fondamentale per avere un buon successo, non ultimo lo studio del pianoforte, eccetera, e Carlotta l'ho sentita e l'ho vista totalmente tranquilla su questa cosa. Noi l'abbiamo assecondata, vedremo nella prossima puntata, vi sapremo dire che cosa sarà di Carlotta. Un'ultima cosa, veramente te lo dico Lucio, io oggi lasciando Carlotta per lei spero che sia a casa a studiare, non lo so, per venire qua ho detto io vado da Lucio, vado al suo convegno, si spiegano che cosa sono le chiocciole, ognuno dirà le sue cose su quello che ha fatto e ha studiato e ha brigato per poter arrivare a scuola eccetera eccetera, che cosa devo dirgli?
E lui mi ha detto, beh, digli che ha fatto un buon lavoro con le chiocciole.